Pasquale Palmieri, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. E grazie a lei e benvenuto, benvenuto davvero nel nostro posto delle parole per condividere il suo saggio intitolato Le 100 vite di Cagliostro, pubblicato dalla casa editrice bolognese Il Mulino. Pasquale Palmieri, ricordo ai nostri ascoltatori, insegna storie moderne all'Università di Napoli Federico II, si occupa di rapporti fra media, politica e società, didattica storica e divulgazione. Beh, devo dire che occuparsi di queste cose oggi come oggi, media, politica e società, credo che siano delle cose molto complesse, financo a farle a scoprire che sono oltre che complesse anche molto complicate. Che ne dice Pasquale Palmieri? Decisamente, sono argomenti difficili da affrontare, a volte si ha la sensazione di muoversi sulle sabbie mobili, bisogna avere un po' di attenzione, o meglio tanta attenzione, bisogna avere soprattutto tanta sicurezza o comunque pianificare bene, ecco, l'apparato metodologico che si va ad utilizzare. Eh sì, ma per pianificare bene ci vuole tempo, studio e molta disciplina. Invece oggi come oggi, a volte sembra che i risultati e le risposte debbano essere automatiche. E lo proviamo questo anche nel comprendere, nel conoscere la vita del personaggio che tra poco racconteremo, Le 100 vite di Cagliostro, Pasquale Palmieri. Cominciamo a conoscere quest'uomo dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta? L'immagine di copertina ci racconta di un illusionista, di una persona che è capace di farsi ascoltare, è capace di farsi seguire, è capace di fare dei gesti che attraggono l'attenzione delle moltitudini, delle folle. È capace di affermare la propria voce all'interno dello spazio pubblico. Ecco, all'inizio c'erano dei dubbi, delle alternative, delle scelte da fare sulla copertina. Si poteva, per l'appunto d'accordo con la casa editrice, ricorrere a una delle tradizionali immagini del volto di Cagliostro, del presunto volto di Cagliostro. Invece abbiamo preferito scegliere un dipinto che rappresentasse una scena collettiva, che non si concentrasse su una singola persona, ma sull'interazione tra un personaggio, un predicatore, un illusionista, un mago, un attore e una folla, una moltitudine. Tutto questo era Cagliostro, perché l'accusa, anzi le accuse che gli erano state mosse è di aver creato una setta massonica, di essere stato di aver avuto un atteggiamento eversivo nei confronti dell'ordine costituito, di essere un criminale, un propagatore delle idee, dei lumi. Ricordo che venne arrestato nel 1789, cioè l'anno della rivoluzione. Quindi un uomo molto plurale, e per questo sfugge anche alle definizioni, ed è anche per questo che è vissuto nel fraintendimento, Pasquale Palmieri. Decisamente. Ecco, raccontare Cagliostro significa anche raccontare l'esperienza di uno storico che insegue un personaggio che è stato celebre nella sua epoca, che è stato capace di catalizzare l'attenzione di un intero continente, ma anche farlo rendendosi conto talvolta di inseguire un fantasma, di inseguire un abile trasformista, un uomo capace di mostrare molteplici volti alla società della sua epoca. Si ha la sensazione di vederselo sfuggire sempre, ecco. si ha la sensazione di trovarsi di fronte all'insufficienza drammatica di qualsiasi categorizzazione o di qualsiasi codificazione. Cagliostro, in quest'epoca di trasformazioni politiche, in quest'epoca di rivoluzioni, riesce a interrogare un mondo plurale, riesce soprattutto a fare in modo che quel mondo, l'Europa nello specifico, attraverso la sua figura si guardi allo specchio.
Eh sì, però lei diceva che è un personaggio sfuggente per lei, che è uno storico, pensi, sfuggente per lei e per noi che storici non siamo e che spesse volte viviamo semplicemente di sentito dire, di luoghi comuni, come nel caso anche di questo personaggio su cui si sono intessute storie, romanzi, film, a più non posso, perché la sua vita è veramente un copione già scritto per un film, ma non solo. Certo, lui in realtà, ecco, alimenta il suo stesso mito avvolgendolo nel mistero, costruisce su se stesso un enigma straordinario che coinvolge moltissimo, ecco, coinvolge il pubblico non è soltanto il destinatario passivo di un messaggio, ma è chiamato a prendere parte attiva nella risoluzione di questo enigma. Dice di essere nato in circostanze misteriose, dice di non conoscere bene le sue origini e su questo carattere sfuggente del mito delle origini poi costruisce la sua celebrità, comincia ad attraversare il Mediterraneo, l'Europa, comincia a portare agli altri il suo messaggio, le sue presunte abilità alchemiche, comincia a costruire la sua stessa loggia massonica, detta di rito egiziano, una loggia che si differenzia dalle altre del tempo, a partire già dagli anni 70 e dagli anni 80 del 700. Quindi ecco questa capacità di coinvolgere, questa capacità di stimolare gli impulsi partecipativi del pubblico, di far sentire il pubblico parte attiva della risoluzione del grande enigma. Questa forse è una delle chiavi del successo ed è una delle chiavi narrative che rende davvero avvincente la sua storia, una storia che merita di essere raccontata ancora oggi, che forse, ecco, questa è la nostra speranza, la mia speranza in particolare, è capace di coinvolgere il pubblico, è capace di portarlo dentro la narrazione. E andando ancora dentro questa narrazione, scopriamo che Cagliostro era un uomo di ricerca dal coraggio, ricerca, se vogliamo, spirituale, ricerca filosofica. Voltaire, D'Alembert, Diderot erano pensatori che lui conosceva molto bene. E che spesse volte discuteva, però la ricerca sempre continua di quest'uomo, la ricerca anche di quello che c'era a livello religioso, no? Di quello che era il possibile futuro dopo la morte. Anche questa è una ricerca e su cui c'era dibattito allora, come ci sarà sempre. La ringrazio moltissimo per questa domanda perché ci porta davvero nel cuore di questo libro. Il secolo XVIII, il XVIII secolo è in genere identificato come il secolo dei lumi, quindi si pone l'accento sulla razionalità e si pone l'accento soprattutto su un grande sforzo di sistemazione del sapere. L'enciclopedia, in fondo, è questo, è il risultato di un grande sforzo di sistemazione del sapere, dare un orientamento all'interno di una quantità enorme di informazioni che ci porta a sentirci disorientati. Ecco, Cagliostro afferma un messaggio diverso, un messaggio divergente all'interno di questo secolo dei lumi, un messaggio che va a solleticare invece le corde profonde dell'irrazionalità e che va anche poi di volta in volta a muoversi su quei confini friabili che separano il terreno dall'ultraterreno, la vita dall'eternità, la vita concreta, la vita reale dall'eternità. Ecco, forse qui c'è la sua capacità, profonda di interrogare le paure, le ansie, le aspettative profonde di quell'epoca. C'è, anche la sua capacità di interpretare, la riluttanza, la perplessità che c'è nei confronti della grande sistemazione razionale e illuministica del sapere. Cagliostro dice altro. Cagliostro interroga le paure di quell'epoca, non interroga le aspirazioni codificatrici di quell'epoca e quindi conosce molto bene il mondo nel quale va a inserirsi, quello appunto di Voltaire, di Rousseau, dei grandi illuministi, e in quel mondo
trova le crepe, trova quelle fessure nelle quali potersi inserire per poi costruire la sua notorietà e per poi affermarsi. Notorietà che era in tutta Europa e secondo quanto riferito dallo stesso Cagliostro, se ricordo bene, anche durante il processo in una gran parte dell'Africa e dell'Asia, no? Quando lui veniva accusato di usare la medicina per strane situazioni. Però che cos'era Cagliostro? Era un ricercatore profondo, nel giusto e anche nel non giusto, un ricercatore profondo che, leggendo questo suo saggio, Le 100 vite di Cagliostro e Pasquale Palmieri, mi sono chiesto più volte come la figura o soprattutto il pensiero di Cagliostro risuona nel nostro mondo contemporaneo. Cagliostro è un cercatore ostinato, è un cercatore ostinato riesce attraverso questa sua ricerca a destrutturare alcuni codici importanti che dominavano quel mondo e dominano il nostro. C'è un aspetto fondamentale, cruciale, che va sottolineato per rispondere bene a questa sua domanda. Ecco, l'Inquisizione, la Santa Sede, il Sant'Uffizio, cerca di disciplinare questo personaggio, cerca di condurlo all'interno dei ranghi, cerca di punire la sua devianza, la sua divergenza, cerca di ridurre, ecco, all'eresia tutti questi messaggi e tutta questa ricerca, e lo identifica in maniera lineare con un criminale di origine palermitana che si chiama Giuseppe Balsamo. Fermo restando il fatto che la possibilità che Cagliostro fosse davvero Giuseppe Balsamo è altissima, noi non abbiamo delle certezze assolute per poter sposare questa identificazione lineare. Ecco, proprio la mancanza di queste certezze assolute riesce poi a renderlo oggi ancora profondamente attuale. Perché? Perché Cagliostro ci chiama a intervenire su questo enigma, ci chiama a dire la nostra, ci chiama a cercare nuovi indizi e soprattutto ci chiama a interrogarci sul nostro rapporto con il sapere codificato, con l'accademia, con la scienza. Ecco, noi molto spesso perdiamo di vista un nodo fondamentale: il sapere scientifico risponde a delle dinamiche profondamente comunitarie. Bisogna trovare un terreno di condivisione sul quale poi affermare alcune idee che sono in fondo delle ipotesi non ancora contraddette. In questo senso Cagliostro è profondamente capace di parlare al nostro mondo, perché ci spinge a continuare a cercare degli indizi, ci spinge ancora una volta a non affidarci a delle facili certezze, a portare avanti la ricerca. Lei poco fa ha accennato al secolo dei lumi, e quindi il secolo dei lumi è il tempo degli illuminati. Però qui questa definizione, spesse volte con una derivazione solamente scolastica, che poi ci portiamo dietro, anche qui piena di fraintendimenti. Ora, illuminati sì, però illuminati era una definizione a volte anche controrivoluzionaria, no? Con il significato, lei scrive, di massone, giansenista, riformatore. Ecco, anche qui una difficoltà di definizione, pur essendo illuminati. Certo, la Chiesa di Roma di fronte alla rivoluzione ha parecchie esitazioni, soprattutto nei mesi iniziali che seguono la svolta del 1789, ma poi pian piano queste esitazioni svaniscono, si traducono in una condanna ferma, e quella condanna ferma, soprattutto sul piano comunicativo, è fondata sulla diffusione di una vera e propria teoria del complotto. Quello che la Chiesa di Roma cerca di dire è: noi ci siamo trovati di fronte a questa potentissima deflagrazione rivoluzionaria e quindi di fronte alla distruzione dell'asse portante sul quale si fondava l'antico regime, ovvero l'alleanza tra il trono e l'altare. Perché? Perché nei decenni precedenti, se non addirittura nei secoli precedenti, qualcuno ha cospirato affinché si arrivasse a questi esiti.
E in questa cospirazione, ecco, gli illuministi, i giansenisti, i riformatori hanno giocato un ruolo importante. E Cagliostro, in questa lettura, è uno dei protagonisti di questa cospirazione, è uno degli animatori della teoria, del complotto che avrebbe poi condotto l'umanità a ribellarsi contro i poteri costituiti. Ecco, io penso di usare un'espressione all'interno del libro che forse potrebbe o ambisce a riassumere questa tesi ecclesiastica. Cagliostro sarebbe il soffio che ha generato la tempesta. L'Inquisizione lo dice questo per condannarlo, con la chiara intenzione di condannarlo e di spostarlo all'interno del mondo della dannazione, ma in realtà, ecco, il grande paradosso è aver sortito poi un effetto completamente opposto. Perché? Perché attribuendogli queste capacità, l'Inquisizione lo porta, lo spinge fuori dall'ordinarietà dell'umano e lo mette, lo pone all'interno di un universo nel quale bisogna avere comunque un potere sovrumano per poi riuscire veramente a plasmare le menti e a sortire degli effetti così mastodontici. Proprio su quella condanna, su quel paradigma che per l'Inquisizione era la motivazione di base della condanna, tantissimi scrittori nell'Ottocento invece costruiranno un edificio con delle finalità completamente opposte, quindi lo porteranno a diventare un mito straordinario. Ecco, quello che per l'Inquisizione era una motivazione di condanna, per gli scrittori dell'Ottocento invece diventa quasi una ragione per la beatificazione. Lei, tornando al processo, fa un'affermazione da storico molto importante, allargando lo sguardo da Cagliostro in poi, quando scrive che il processo a Cagliostro, celebrato dal Santo Uffizio, fu dunque un processo alla rivoluzione. Ora, processare Cagliostro sì, ma il processo di Cagliostro diventa un mezzo per arrivare a processare qualcos'altro di ancora più grande. Sì, perché Cagliostro non può essere, non, o smette di essere agli occhi dell'Inquisizione un ordinario criminale o un normale eretico. È colpevole di qualcosa di molto molto più ampio, o comunque tra i principali colpevoli di questa deflagrazione epocale, cioè di questo evento che ha sconvolto davvero la vita dell'umanità. Non ci si accontenta di processare un personaggio, ma si ambisce a fare molto di più, a condannare un'intera epoca e a condannare le trasformazioni che l'umanità sta attraversando. L'Inquisizione decide di fare anche un gesto mediaticamente di rottura. I suoi processi erano caratterizzati dalla salvaguardia ostinata del segreto fino a quel momento, ma nel 1791, nel momento in cui si pronuncia la condanna contro Cagliostro, l'Inquisizione, suscitando stupore in tutte le gazzette europee, decide di rendere pubblici gli atti, decide quindi di sfidare l'opinione pubblica del tempo e di portare la sua tesi a confrontarsi con l'opinione pubblica del tempo nella convinzione di poter convincere la maggioranza della bontà delle sue tesi. Quindi ecco, siamo di fronte veramente a delle trasformazioni importanti che non sono soltanto nel merito delle cose, ma sono anche nel metodo. Eh sì, e qui entra veramente l'occhio dello storico per entrare proprio in questo metodo. Pasquale Palmieri, autore del saggio, stavo per dire romanzo, perché non spesse volte la vita di Cagliostro è romanzata pur essendo anche in un saggio, senza toccare ovviamente la solidità di un percorso di ricerca storica. Le 100 vite di Cagliostro, il libro che abbiamo attraversato, il libro pubblicato da Il Mulino. Le voglio ancora chiedere, Pasquale Palmieri, più della storia forse ha potuto raccontare Dumas, Cagliostro Alexandre Dumas? Certo, e il romanzo, come lei diceva giustamente, è importante. Il romanzo è importante ed è a sua volta l'oggetto di un'indagine storica. Perché? Perché il romanzo non si limita a raccontare la realtà, ma costruisce
modelli interpretativi che permettono ai lettori e all'intera comunità di interpretarla la realtà. Il romanzo costruisce degli immaginari e noi raccontiamo la nostra realtà anche attraverso gli immaginari che la letteratura ci fornisce. Questo è importantissimo, è straordinario, quindi entrare nelle pagine di Alexandre Dumas dedicate a Cagliostro significa entrare nelle pagine di uno scrittore che pretende di raccontare un'epoca e di usare un personaggio che nell'immaginario di quell'epoca ha giocato un ruolo fondamentale, centrale. E qui a raccontare la storia entrando dentro la narrazione. No, come si direbbe oggi, dentro la finzione. Alexandre Dumas, Daniel Defoe, tanto per citarne un altro che lei ricorda. Ora, quanto sono utili, necessari anche i romanzi per entrare dentro questi fenomeni, lei lo definisce fenomeno mediatico, ma giustamente, con tanta ragione, il fenomeno di Cagliostro. Io direi che lei ha utilizzato la parola migliore possibile, sono necessari. Sono necessari perché molto spesso ripetiamo che i racconti aiutano a vivere, ma anche nelle epoche passate i racconti hanno dato una forma alla realtà, alle realtà immaginate, soprattutto alle realtà percepite. Pretendere di interpretare un mondo, le sue interazioni, i suoi protagonisti, senza capire i racconti che attraversavano quel mondo è quantomeno velleitario. Noi ancora oggi abbiamo bisogno di racconti per muoverci all'interno della realtà. Il romanzo è fondamentale, il romanzo è cruciale. Il romanzo in quanto forma di racconto è imprescindibile, deve stare al centro proprio della cassetta degli attrezzi dello storico, anche se talvolta lo si dimentica purtroppo. Prima di salutarci, Pasquale Palmieri, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, potrebbe sembrare un libro un po' lontano da quelli, cioè, insomma, da quelli che riguardano. E può anche essere bello, no? Avere questa lontananza. Sì, allora sto leggendo un libro di Fabio De Luca pubblicato da Nottetempo che si chiama O-O-O-O-O ed è dedicato a Irigheira, alla playa e all'estate del 1983. Cioè fa riferimento ad una canzone che forse è rimasta nei nostri immaginari, un grande tormentone estivo che era per l'appunto Vamos alla playa, però insomma attraverso la storia della costruzione e del successo di questa canzone Fabio De Luca cerca di raccontare un intero mondo nel quale per l'appunto le costruzioni mediatiche sono importanti, sono fondamentali. E poi quindi, sono 40 anni ormai, sembra. Esattamente, sembra ieri. E poi Pasquale Palmieri, le chiedo ancora questa cosa proprio a livello personale, mi scuso se mi metto in mezzo parlando di me, compio questo atto di vanità. Io mi sento vecchio quando ascolto le canzoni e comincio a dire, beh, questa canzone io l'ascoltavo quando ero lì, ero là, ero a scuola, ero... Ecco, in quel momento la canzone ti fa sentire veramente il trascorrere degli anni. Credo che ci siano poche altre cose come le canzoni. In questo caso quella dei Righeira, del 1983, sembra ieri. Certo, le canzoni ci danno la percezione della profondità del tempo, dello scorrere del tempo, ma c'è anche da dire un'altra cosa importante che forse ecco, è una caratteristica pregnante del nostro ecosistema mediatico, cioè del sistema comunicativo nel quale ci muoviamo. Noi abbiamo di fronte a noi un'industria mediatica che è fondata anche sulla potenza della macchina della rievocazione. Cioè l'industria mediatica continuamente ci riporta nel passato, ma non ci riporta molto spesso, ecco, a comprendere il passato o a poter avere degli strumenti per studiarlo il passato. No, ci porta a riviverlo, quasi come se l'emozione generata in un determinato momento storico da una canzone, da un film, da un programma televisivo potesse continuamente essere reiterata. Ecco, lo sforzo da questo punto di vista della storia è importante. Noi dobbiamo anche cercare di uscire da questa macchina della rievocazione e cercare di comprendere perché
perché, insomma, quella memoria può diventare a sua volta oggetto della nostra indagine. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato. Da Cagliostro a Irigheira, potremmo dire, in questa nostra conversazione. Grazie davvero e buona giornata, Pasquale Palmieri. Buona giornata, grazie mille davvero.